Se cerchi un veicolo premium con degli interni da paura, sei nel posto giusto. E gli interni da paura li ha questa Mercedes classe GLC 220D 4MATIC, un modello con motore da 2200 di cilindrata, 170 cavalli e alimentazione diesel. Meraviglioso veicolo aziendale con unico proprietario precedente che l'ha trattata benissimo, infatti la carrozzeria è davvero perfetta. E come tutti i nostri veicoli è garantita e certificata perché ha superato il test dei 150 punti di controllo eseguito dai nostri automotive experts. Molto elegante, raffinato, questo nero metallizzato che si addice perfettamente alla carrozzeria di questo veicolo premium, super top. Ma poi parliamo delle cromature che staccano nettamente proprio grazie al colore nero e danno un aspetto deciso al frontale di questo veicolo. Mi piacciono tantissimo le sue linee. Ma arriva il momento della domanda fondamentale: perché dovrei scegliere questo veicolo? Beh, la risposta è molto semplice e basta guardare le sue linee. Si tratta di un SUV con un design pazzesco, un SUV premium di altissima qualità, comunque sobrio nella sua eleganza, ma che non passa di certo inosservato nell'ambiente urbano, anche grazie ai mastodontici cerchi in lega da 20 pollici del pacchetto AMG. Poi non ho solo i cerchi in lega bellissimi, ho anche i sensori di parcheggio che sono molto comodi, la finestratura fumé che impedisce ai raggi solari di colpirmi direttamente e di darmi fastidio, e tantissimi altri comfort che non sto a elencarvi perché non finirei più. Io mi sono innamorato solo guardando il design e tutti i comfort che ha quest'auto, ma vuoi sapere anche i consumi? Te li dico subito, sono eccezionali. I consumi dichiarati ci indicano che percorre 20 km con un solo litro. Super spazioso il bagagliaio da 530 litri, veramente gigantesco, non avrete problemi per le vostre vacanze perché potrete caricare a bordo tutte le valigie che vorrete. Peraltro i tre sedili posteriori sono abbattibili, quello centrale può diventare una pratica botola porta sci, quindi anche le vacanze in montagna non sono un problema. E come si abbattono i sedili? Grazie a questo pratico tasto. Ma il lusso e i comfort non finiscono qua, perché è possibile regolare l'altezza della soglia di carico, questo per rendervi molto più comodo il momento in cui dovrete caricare o scaricare i vostri bagagli. Sì, ma ragazzi, abbiamo visto il design degli esterni, ma guardate gli interni in questa colorazione brown. Ovviamente sono presenti gli attacchi Isofix che rendono questo veicolo un veicolo family friendly. E poi parliamo dello spazio, entriamo a bordo di un salottino, guardate quanto spazio c'è. La seduta è molto ampia, il tunnel centrale è rialzato, ma comunque c'è tantissimo spazio per il terzo passeggero, che quindi viaggerà super comodo. E ve ne avevo parlato prima, ma ve lo faccio vedere adesso. Il sedile centrale può essere abbattuto e diventare una pratica botola porta sci. Entriamo nell'universo del lusso, nel lato anteriore di questo veicolo, spaziosissimo e super raffinato. È decisamente un veicolo premium. Guardate che qualità nei materiali, è evidente già da un primo sguardo, la pelle veramente raffinatissimo, top. Lo notiamo anche sulla plancia, realizzata con materiali di pregio, soft touch, veramente meravigliosa, con tantissima attenzione anche con queste bocchette dell'aria circolari. E ragazzi, io veramente non so che altro aggiungere, con questo bellissimo volante a tre razze in pelle, dotato di comando vocale, comando per le chiamate, tutta la gestione dell'infotainment, bellissimo. Immediatamente l'attenzione di Mercedes che ci presenta il veicolo in questo modo, subito all'accensione, e notiamo anche che ha percorso 102.000 km. Diamo però uno sguardo alla tecnologia con il sistema di infotainment, molto molto bello, con questo schermo a sbalzo dal quale accediamo a navigatore, radio, multimedia, connessione Bluetooth allo smartphone e ovviamente tutte le informazioni sullo stato della vettura. Una cosa particolare è che non solo abbiamo questa pulsantiera con i tasti rapidi per l'accesso, ma anche questo touchpad per l'accesso a tutte le funzioni del sistema di infotainment. Il clima è automatico e bizona, e qua sotto ho un gigantesco vano portaoggetti a scomparsa con doppio portabibite e presa da 12 volt. Nel tunnel centrale manca il cambio. Come mai? Perché si trova dietro al volante. Questo è davvero comodissimo, ragazzi. Inserire la retro, inserire drive
e così si inserisce il parking mode. Vi assicuro che guidare con la leva del cambio posizionata proprio qui è comodissimo. Non a caso la troviamo in questa posizione in un veicolo di questa qualità. Qualità, comfort e design di pregio. Queste le tre caratteristiche che ci fanno innamorare di Mercedes GLC. Non sei ancora corso sul nostro sito? Allora te lo indico io. Vai su rattiauto.com, lì potrai bloccare questa auto con soli 100 euro senza impegno e riceverla comodamente a casa tua con igienizzazione e garanzia europea fino a 36 mesi e hai diritto di recesso a 14 giorni. Infine ti ricordo di seguirci su tutti i nostri social. A me a questo punto non resta che dirti al prossimo video, alla prossima auto!